Ciao Ciao raga, ma raga. come mai sta Ragazzi, chiamata? siete tutti, vi devo dire una cosa assurda. Spara. Crazy. Allora, praticamente avete presente Giuliana? Raga, stanno girando dei video su di lei il fidanzato. Ma che dici? Ma che stai Video. dicendo, Rosy? Raga, Ma scusa. ve lo giuro. Ma tu che testa Praticamente. avevi? Perché praticamente mi hanno aggiunto a questo gruppo Telegram e sono andata a vedere e ci stanno praticamente tutti questi video. Io sono rimasta sconvolta e la ragazza è Giuliana con il fidanzato. Facciamo una cosa, mo vi rimando, però raga, non li dovete mandare a nessuno. No, vai, No, basta. no, vai. Vai inoltre, cedi. Mi stanno arrivando? Sì, è appena Me arrivato. non ancora. È A me arrivato. adesso, Madonna, non ci posso credere. Ma davvero? Ma Pazzesco. davvero lei? Ma Roberto, tu che conosci il Sì. fidanzato, ma sai se è successo qualcosa? No, in realtà no, perché io considero che l'altro giorno ho visto una storia che hanno messo, si stavano anche baciando tra le altre cose, quindi no, cioè da lui non me lo sarei mai aspettato, a dire la verità. Lei comunque ha proprio un bel fisico, non se ne dovrebbe vergognare, anzi, beato lui. Infatti anche io lo conosco, non è un tipo che fa cose del genere. Può darsi che Giuliana abbia fatto qualcosa di veramente grave per farglielo fare, ma vi giuro che non lo so. Ah, giravano voci che le tradisse. Sarà sicuramente questo il motivo. Madonna, ma chissà cosa è successo. Veramente, povera Giuliana, poi chissà come sta ora. Magari provo a chiamarla, vedo se mi dice qualcosa, vedo come sta. No, Rossi, lascia stare. C'è sicuramente una voglia di parlare dopo quello che è successo, non la chiamare. Cioè, davvero, basta andare sul suo profilo per capire che privacy non sa neanche cosa significa. Ma sei sicuro? Guarda, conoscendo il soggetto non avrà dato tanta importanza alla cosa, considerando poi anche quello che posta su Instagram, voglio dire, non c'è molta differenza. Sì, vabbè, però non è una cosa bella quella che è successo. Cioè, ci sono tante ragazze che mostrano il corpo su Instagram, e, cioè, però di sicuro se uscissero dei video del genere non penso che sarebbero contente. Cioè, non è che quello che mostra sui social sia tanto diverso da quello che ci sta in questo video. Ok che il corpo è uno strumento di comunicazione, ma fino ad un certo punto. Poi Sì, non so. raga, però proprio in generale, cioè, certe cose, se vuoi che rimangano private, non ti metti a fare il video, ok? Non è colpa sua, ma non doveva fidarsi in questo modo del fidanzato. Non sono d'accordo con quello che ha detto Roberta, non è assolutamente colpa di Giuliana. Se lei vuole girare determinati video, non è liberissima di farlo. Non sta il ragazzo a pubblicare qualcosa di così personale e così intimo. Non sono intervenuta perché non volevo inimicarmi nessuno dei ragazzi. Non mi sembrava il caso. Ma che bisogno c'era di fare una cosa del genere? Io non l'avrei mai fatta. Alla fine chi lo farebbe? Solo una p***a. Secondo te, quindi, la colpa è di Giuliana? No, la colpa è di entrambi. Dico solo che nel momento in cui decidi di fare un video e questo video diventa pubblico, te ne assumi le tue responsabilità e ne paghi le conseguenze. Stop. Non saprei, non credo. Però forse Roberta ha ragione a dire che queste cose dovrebbero rimanere private. Ti senti in qualche modo responsabile dei commenti negativi che Giuliana sta subendo? Assolutamente no, mi dispiace per lei, ma io che c'entro? Cioè, io non ho pubblicato nulla e tantomeno ho attaccato lei. Inoltre, a Marco. Ma io fossi lei non darei tanto peso a ciò che dice la gente. Già la criticano quotidianamente, ora un commento in più. Non cambia nulla. Come ti senti? Intendo ora. Come ti senti? Ridi, scherzi, ma pensa a come si sente lei. Non solo tradita dal suo amore, ma anche dalle persone che reputava amiche. Immagina, prova a chiudere gli occhi. Prova ad immaginare la persona che ami di più a questo mondo, con cui hai condiviso momenti belli e momenti brutti. Immagina che questa persona amata distrugga tutto.
mostri al mondo la tua parte più nascosta, le tue paure, le tue debolezze, senza preavviso, senza darti il tempo di difenderti. Da una parte, senti il disprezzo della gente, i commenti, i giudizi negativi tipici dell'essere umano. E dall'altra, i commenti di quelli che si credono superiori agli altri. Non hai fatto nulla di sbagliato, fregatene di cosa pensa la gente. No, non sono loro le vittime. Sono solo persone che stanno sottovalutando il tuo problema perché non sanno cosa si prova. Ti senti nudo e non per tua scelta. Come ti senti ora? Non vorresti che tutte queste voci sparissero per sempre? Saresti in grado di camminare fra le altre persone che ti guardano conoscendo il tuo lato più nascosto? Camminare con un'etichetta che non hai voluto tu, ma che ti è stata imposta con la forza e che ti stringe al collo e ti manca l'aria? Alla gente non costa nulla scrivere un commento e farsi due risate, ma a quella persona quanto potrebbe costare?